Salve a tutti, ci troviamo presso la cremeria Presidio del Libro a Lucera, nella bellissima piazza Duomo. Conosciamo Emanuele Felice, economista, docente di economia presso l'Università degli Studi d'Annunzio a Pescara, che ha scritto questa sua ultima fatica letteraria, Storia economica della felicità. Com'è nata l'idea di scrivere questo libro, un connubio particolare, quello dell'economia, della felicità, del benessere tout court, e di cosa tratta in particolare? Ma l'idea è nata dal fatto che noi oggi abbiamo una visione della felicità un po' distorta, molto legata al consumismo, all'arricchimento personale. E invece è proprio nella tradizione europea, nella filosofia europea, e passando soprattutto per la stagione dell'illuminismo, che esiste un'idea della felicità diversa, legata ai diritti umani. E i diritti umani, in realtà, sono a loro volta legati allo sviluppo economico. Quindi la relazione tra economia e felicità personale, noi pensiamo che sia una relazione dovuta al fatto che io coi soldi posso comprare quello che voglio. Invece è una relazione molto più ampia e diversa. È dovuta al fatto che con lo sviluppo dell'economia, con lo sviluppo tecnologico, cambiano anche i rapporti fra le persone, e i rapporti tra le persone, nella coppia per esempio, tra uomini e donne, ma anche in ambiti più ampi, tra lo Stato e le persone. Quindi la storia dello sviluppo economico è una storia di progressiva emancipazione dell'essere umano, che si ricollega a un'idea dell'essere felice più ampio, legato alla libertà, alla fioritura umana. E come si evolve il concetto di felicità o di benessere con l'evolversi delle epoche della storia umana? E infatti questo è molto interessante. Prima dello sviluppo dell'economia moderna, prima della grande crescita industriale, noi avevamo un'idea che essere felici non fosse possibile cambiando il mondo. Si poteva essere felici o in un'altra vita, oppure estraniandosi dai problemi del mondo, in maniera individuale, cercando di desiderare il meno possibile. Invece in Europa, tra il tardo Medioevo e l'Illuminismo, cambia la teologia dell'essere felici. Dice, si può essere felici in questo mondo cambiando le istituzioni del mondo, per fare stare meglio tutti, con il benessere materiale, con la libertà politica, civile, con l'istruzione, con anche una speranza di vita più lunga, con sanità. Quindi l'idea che si dovesse cambiare le istituzioni per rendere le persone maggiormente soddisfatte e felici anche. Questo cambia radicalmente in Europa e in un certo senso avvia lo sviluppo economico moderno. Dopodiché oggi si confrontano appunto due idee diverse su come essere felici. Il confronto forse non è mai stato così chiaro come proprio negli ultimi tempi, quando la nostra idea tradizionale che mette insieme lo sviluppo economico e i diritti viene messa sotto attacco anche negli Stati Uniti, anche nel cuore dell'Europa, oltre che fuori d'Europa, si pensi alla Cina, per esempio, agli Emirati Arabi Uniti, una monarchia assoluta, che tuttavia si fregiano di avere Dubai come città più felice del mondo. Cioè viene messo sotto attacco da un'idea che dice a noi dei diritti non ci importa niente, ci importa solo lo sviluppo economico. E quindi si confrontano queste due idee, come è proprio una sfida attuale, dalla quale dipende il destino della storia umana, in un certo senso. È possibile stilare una classifica, quindi, dei paesi più felici? È stato fatto, ma io sono contrario, perché sono classifiche che si basano su percezioni soggettive. Noi troviamo in testa, per esempio, un paese come l'Uzbekistan,
che è uno stato autocratico che condanna i lavori forzati, una grande parte dei suoi abitanti, una parte considerevole, il 5%, e quindi condannato perché viola i diritti umani, eppure i cittadini dicono di sentirsi felici. Ma anche se no, non fa parte di queste classi, ma se noi guardassimo nella Corea del Nord, nella Germania di Hitler, nell'Unione Sovietica di Stalin, i cittadini dichiarerebbero di sentirsi felici. Quindi la felicità soggettiva va respinta. Bisogna fondare la felicità su valutazioni oggettive, sono i diritti. Diamo alle persone i diritti di reddito, di libertà, proprio perché ognuno è felice come vuole, o anche infelice se vuole essere infelice. Emanuele Felice è ottimista? Come vede il futuro? Vede che lo sviluppo tecnologico, lo sviluppo scientifico, industriale possa renderci più felici? Io in linea di massima penso di sì, che questo è possibile. Penso però che una sfida aperta e molto difficile. Vede, lo sviluppo economico e tecnologico ha aumentato enormemente le possibilità degli esseri umani in maniera esponenziale. Noi possiamo fare oggi tecnologicamente enormemente più evoluti rispetto ai greci antichi, o i nazisti erano tecnologicamente enormemente più evoluti rispetto alla Grecia antica. Però il miglioramento etico delle relazioni umane è stato molto più lento. Si è creato, io dico nel libro, un abisso tra queste due dimensioni. Però un pochino di miglioramento etico c'è stato, pensiamo alla condizione delle donne, a come guardiamo i rapporti tra uomo e donne, anche ad altri ambiti, da diversi punti di vista c'è stato un miglioramento etico, molto lento però, molto più lento dello sviluppo tecnologico, e quindi il rischio che noi andiamo a sbattere c'è. Quindi da un lato sono moderatamente ottimista, perché vedo per esempio il tasso di violenza tra di noi è enormemente crollato con lo sviluppo economico moderno, però dall'altro i rischi ci sono. Storia economica della felicità. Se guardo al passato, noi raccontiamo una storia fondamentalmente ottimista. Noi in termini di diritti, benessere, di misurazioni oggettive, grosso modo non siamo mai stato meglio. Il genere umano non è mai stato meglio. Quindi nel lungo periodo è ottimista. Sul futuro dei rischi ci sono, la sfida è aperta. Storia economica della felicità, edito da Il Mulino. C'è qualche nuovo progetto editoriale nel cassetto, magari, chissà, sempre con la stessa casa editrice? Beh, ci sono qualche progetto, ma ci stiamo ancora lavorando, lasciamo un po' di suspense per ora, però arriveranno altre cose, anche su questa linea. Grazie, Emanuele Felice.